bella a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati dalla vostra Croatomis. Finalmente il Covid mi è passato e ora sto veramente bene, come potete anche vedere e sentire dalla mia voce super squillante, come al mio solito. Oggi però ragazzi siamo qui con un video un po' particolare, diciamo un qualcosa ragazzi che sicuramente non avete mai visto, un tipo di format proprio creato completamente da me. Non è vero, in realtà questo è un format tipo di YouTube 2015, ma meglio tardi che mai, perché oggi signori siamo su... Come si chiama? Would you rather? Dovrebbe essere così la pronuncia, tecnicamente. Esattamente ragazzi, oggi siamo davanti, diciamo, a un quiz. Ok, ve lo spiego in breve per chi non dovesse conoscerlo. È un quiz, come vedete appunto abbiamo il box, diciamo, quello blu e quello rosso. E noi dobbiamo andare appunto a decidere se preferirei questo o preferirei quell'altro, ok? Quindi molto semplicemente. Ovviamente le scritte sono in inglese, ma non vi preoccupate che qua ci sta British Croatomist che fa per voi da traduttore, quindi non vi preoccupate. E soprattutto ragazzi, però, prima di cominciare col video, mi raccomando, lasciate subito un bel pollice in su e iscrivetevi al canale e vi ricordo di seguirmi su tutti i miei profili social che trovate qui sotto in descrizione, soprattutto Instagram, importantissimo. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e passiamo immediatamente al primo quiz. Allora, abbiamo box blu e box rosso. Il box blu c'è scritto be hung by a nose, che vuol dire essere attaccati a un cappio, quindi io mi dissocio fortemente da come stai iniziando questo quiz, cioè no, nel senso. E poi c'è il box rosso con scritto essere decapitati da una ghigliottina. Allora, sono entrambi molto brutte, devo essere sincera, però io credo che una, diciamo, una morte attaccata a un cappio sia molto più prolungata, molto più lunga e secondo me molto più, diciamo, dolorosa, perché ci metti troppo secondo me prima di andare all'altro mondo. Di conseguenza credo che la scelta più saggia e più ovvia sia il box rosso, quindi essere decapitati da una ghigliottina, perché almeno sì, hai l'ansia di quando sei lì, ma almeno poi pam, non senti niente, quindi festa finita. Quindi noi votiamo ragazzi per il box rosso. E vediamo che il 70% infatti ha votato il rosso. Beh, direi che la scelta più ovvia ragazzi, cioè col cappio, madonna santa, cioè dura una vita, è una tortura. Quindi risposta secondo me più che corretta. Passiamo alla prossima. Allora, prossima domanda, prossimo quiz anzi. Allora, lavorare al McDonald's o lavorare al Burger King? Allora, io non so se ci sono effettivamente delle differenze. A me sinceramente non me ne fregherebbe niente o McDonald's o Burger King, basta che mi pagano di più e vado là, insomma. Non so cosa possa cambiarmi questa risposta, perché secondo me più o meno è la stessa cosa, quindi risponderò McDonald's, anche se il Burger King secondo me fanno la carne migliore. Vabbè, comunque, il 56% preferirebbe lavorare al McDonald's, quindi come me, uguale. Proprio lo stesso lavoro che faccio io, su internet uguale, guarda, è identico. Proprio il lavoro che mi sono scelta, lavorare al McDonald's. Preciso. Siamo alla prossima domanda. Oh, questo è particolare. Box blu. Bere un, presumo si pronunci cioè si dica gallone, comunque tipo quei cosi tipo enormi, tipo quelle cisterne enormi, di mostarda in una volta, tutta in una botta, quindi berla proprio la mostarda proprio tutta così in una botta secca, oppure usare la mostarda come dentifricio per 3 settimane. Ossa! Allora, aspetta un attimo. Io penso che se ti bevi un gallone intero di mostarda tutta in un'unica botta, penso che poi vai tipo a bremsare come non mai. Quindi vi devo dire che sebbene il box blu sia in un'unica botta, secondo me è molto più stressante, molto più ragazzi, ok, intendiamoci. Quindi sinceramente io forse per questa volta andrei con il box rosso, quindi usare la mostarda come dentifricio per 3 settimane. So 3 settimane, è vero, ma se non te lavi i denti non la usi. Oh, quindi rosso. E il 54% vota il rosso come la sottoscritta. Troppo forte. Andiamo ragazzi, voglio qualcosa di più piccante però. Allora, box blu. Correre quindi presumo sopra qualcuno, quindi tipo quasi che lo investi, oppure qualcuno che ti corre sopra. Allora, ascolta un attimo. Io ora non sono un po' una persona masochista o robe del genere, ma sinceramente qualcuno che mi travolga, che mi corra addosso, sinceramente anche no, quindi al massimo lo faccio io, quindi box blu. 66%. Ma è normale, ma che sei un masochista? Cioè, ma scusami, ma chi ti risponde il box rosso? Ma secondo quale logica poi? Esattamente, non ha senso questa cosa. Quindi no, ovviamente meglio la blu. Preferirei avere box blu, avere delle braccia grandi ma delle gambe deboli, oppure avere delle gambe grandi ma delle braccia deboli. Allora, avere delle
delle braccia grandi, sicuramente belle forzute, ti può dare un'enorme mano. Però io penso che, sinceramente, avere delle gambe deboli, che poi dipende cosa intende lui per deboli, se intende una cosa di aspetto fisico o se intende di una cosa in termini di utilità. Perché per me, in termini di utilità, sinceramente, preferirei avere le gambe che hanno più energia, più forza, che sono ben fatte, piuttosto che magari le braccia. Comunque almeno posso correre, camminare. Quindi io risponderò a questa domanda con il box rosso. Quindi avere delle gambe, diciamo, grandi e belle forzute, e avere però delle braccia, quindi deboli. Il 48% ha votato come me, mentre il 52% ha votato il box blu. Quindi avere delle braccia grandi ma delle gambe, diciamo, deboli. Non so se intende lui deboli inteso come resistenza o in termini di estetica, quindi grandi tipo grosse oppure belle formose. Io questo non lo posso sapere, perché qua non è chiaro questo quiz, non è chiaro. Comunque rimango dell'idea che il rosso, secondo me, è molto meglio. Oh, finalmente questa è figa. Allora, preferirei essere un vampiro che si può trasformare in un pipistrello, fighissimo, oppure essere un fantasma che può impossessarsi, only appliances dovrebbero essere tipo gli elettrodomestici. Allora, devo essere sincera, ma molto meglio essere un vampiro che si può trasformare in un pipistrello. Cioè, posso volare, ok, tecnicamente anche il fantasma teoricamente può volare, girare, andare in mezzo alle robe, per carità di Dio. Però posso impossessarmi solamente gli elettrodomestici, che per carità posso fare dei prank in casa di qualcuno, farlo proprio spaventare. Però l'idea di essere un vampiro e trasformarmi in un pipistrello, non lo so perché, è una cosa che mi attira da quando sono piccola. E no, tranquilli, non ero una fanatica di Twilight, non me ne fregava niente, ok? Anzi, li odiavo. Però secondo me è molto più figo. Quindi io, vi dirò la verità, vado con il box blu, perché secondo me è molto più figo. E il 58% preferisce infatti essere un vampiro che può trasformarsi in un pipistrello. Prossimo quiz. Preferirei essere un vegetariano e amare una persona che mangia solo carne, o essere una persona che ama mangiare la carne ma ama una persona vegetariana? Allora, io ti dico la verità, io sinceramente preferisco il rosso. Cioè, io voglio essere una persona che mangia la carne, poi se sono innamorato di una persona che è vegetariana, sinceramente non me ne frega proprio un cazzo. Basta che mangio io bene. Quindi la risposta è il rosso, infatti è l'81%. Ma scusami, ma che me ne frega a me se la persona che amo è vegetariana, fruttariana? Ma basta che mangio bene io. Andiamo avanti. Allora, preferirei vivere a Tokyo o a Hong Kong? Bah, raga, allora vi dico, sono entrambe sicuramente bellissime. Però io penso che Tokyo sia veramente fenomenale. Cioè, infatti Tokyo è una di quelle destinazioni dove io voglio assolutamente andare quanto prima, perché secondo me è veramente tanta roba. Cioè, ho visto, raga, dei video, delle foto, delle cose veramente fuori di testa di Tokyo. Anche Hong Kong è molto bella, eh. Però, raga, Tokyo è Tokyo. Cioè, poi Tokyo, ripenso a Tokyo, quella della casa di carta, quindi non posso non votare Tokyo, quindi... Tokyo! Infatti l'83% avranno sicuramente pensato a Tokyo della casa di carta, palesemente. Andiamo a fare l'ultima domanda quiz di oggi, quindi andiamo al next. E concludiamo il quiz con queste due domande. Preferirei sapere tutto ma morire domani, e che cosa mi serve sapere tutto se poi muoio domani, oppure vivere per sempre ed essere ignorante? Allora, in realtà io penso che per una persona che comunque è ignorante, tecnicamente non sa neanche di essere ignorante, ok? Questo è un attimo il mio ragionamento. Sicuramente molte cose potrei non saperle e potrei, diciamo, avere una vita molto più difficile rispetto a una persona intelligente. Ma sinceramente, sapere tutto per poi morire domani, ma che cazzo me ne faccio? Cioè, è come se mi dicessero, non lo so, non ha senso. Quindi io, francamente, probabilmente, anche se non mi piacerebbe essere ignorante, perché io odio le persone ignoranti, cioè più che altro quelli che proprio si atteggiano come ignoranti, francamente forse voterò per la rossa. Quindi vivere per sempre, anche se il per sempre sarebbe un attimo da capire questa cosa, perché per sempre se intende proprio sempre che sono l'ultima persona rimasta nel mondo, anche no. Quindi io lo voglio interpretare come un vivere, insomma, tutta la mia vita normalmente, però da ignorante. Quindi forse andrò con il rosso. E infatti il rosso hanno votato anche la maggior parte delle persone, quindi il 56%. Ma raga, ma è normale, ma non posso, dai, cioè, ma che vuol dire? Ma so tutto e voglio domani, ma a pro di che cosa? È inutile, completamente inutile, quindi mi va bene come risposta. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Devo dire che mi sono divertita tantissimo a fare questi quiz, anche perché io ero la classica personcina che quando ero piccola guardavo sempre youtuber fare questi tipi di quiz, specialmente dei tempi di Favij. Quindi ho voluto provarli anch'io, l'ho provato da tantissimo tempo e questa era letteralmente la mia prima volta e mi sono divertita parecchio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete ovviamente una parte 2 di Would You Rather, ok? Fatemelo sapere e lasciate un bel pollicione a questo video. Quindi ragazzi belli, dalla vostra canale vista è tutto, noi ci becchiamo ovviamente in un prossimo video. Bella a tutti ragazzi!